Ragazzi, siamo tornati nella mia gold room e oggi andremo ad operare uno strumento chiamato Blue Ball per lavare delle sabbie potenzialmente aurifere, non derivanti dai lavaggi come nell'episodio scorso, bensì dalla macinazione di alcuni campioni che io ritengo auriferi, raccolti lungo un giacimento primario. Ci vediamo dopo la preview. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti al mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Grazie per essere tornati a vedere questi miei video. Nell'avventura di oggi siamo tornati all'interno del mio laboratorio chiamato anche Gold Room e in particolare, come vi ho già detto nella preview, andremo a utilizzare uno strumento che ultimamente sto cercando di comprendere come essenzialmente funziona, anche per farlo lavorare sempre meglio. E sostanzialmente che si ripaghi, si spera. Poi lo sapete che io questi strumenti li adoro tantissimo, soprattutto questi che derivano dall'estero, possono essere degli aiuti, possono apportare sostanziali modifiche alla nostra attività di ricerca d'oro anche in Italia. Quindi, questa è la mia Blue Ball, sostanzialmente una ciotola di plastica. Da questa parte entra un tubo che, come dopo vedrete, vi è una pompa che immette l'acqua e l'acqua all'interno sostanzialmente gira con questa rotazione. Al centro della blue ball vi è questa porzione più incassata e dove in teoria i sedimenti meno pesanti, cioè quelli più leggeri e sterili, dovrebbero andare a essere eliminati e di conseguenza li raccoglieremo in questo contenitore. Vediamo se effettivamente funzionerà nel regime che oggi gli imporremo. In sostanza andrò a mettergli all'interno delle sabbie derivanti da della macinazione di campioni rocciosi potenzialmente aurifri. E sappiate che poco a valle ho trovato degli arricchimenti pepite non da poco. Quindi queste vene potrebbero essere l'origine di queste pepite? Lo vedremo nell'episodio di oggi sostanzialmente, ma ci vorrà un po' di lavoro. Voglio raccontarvi un attimo del setup con cui condurrò questo tipo di ricerca, analisi. La prima domanda è: c'è dell'oro all'interno di queste polveri? Andremo a comprenderlo con la Blue Ball. Utilizzerò quindi questo contenitore per raccogliere le acque reflue, le quali andranno successivamente a rialimentare continuamente la Blue Ball. Quindi ci sarà un ricambio di acqua, sia nello strumento, ma anche nel contenitore che sì, racchiude lo strumento, ma anche le acque di scarto. Gli scarti sedimentari andranno a essere raccolti in questa porzione. E questa pompetta metterà in circolo l'acqua dall'esterno rispetto alla Blue Ball. Ovviamente questa attrezzatura è elettrica e un alimentatore apposta. Mettiamoci subito all'opera, prepariamo quindi questa procedura e vedremo nel corso di questa avventura se essenzialmente la Blue Ball può essere una valida alternativa per il lavaggio di queste polveri che ho ottenuto macinando dei campioni rocciosi. Vedremo. Questo è il risultato della prima fase di macinatura di queste rocce potenzialmente aurifere. Come vedete, è sostanzialmente una farina rocciosa. Da questa roccia, quindi ricca in solfuri, quali per esempio pirite,
Ecco, il risultato è una polvere. La pirite qui la vedete di un colore rossiccio e di conseguenza anche le polveri hanno questo colore beige. L'obiettivo quindi è quello di separare le eventuali pagliuzze d'oro, pepite d'oro, ma in questo caso principalmente saranno granuli invece di oro nativo presenti in queste sabbie o farina, chiamatela come preferite. Vedremo quindi con la Blue Ball se effettivamente riusciremo a suddividere questi minerali pesanti, ma anche un po' lo passeremo al piatto. Signori, abbiamo montato la Blue Ball e adesso ci accingiamo a preparare il sedimento potenzialmente aurifero per immetterlo nella macchina. Come già vi ho detto nello scorso episodio, qui vi rimando, ricordatevi che quando passate dei sedimenti potenzialmente auriferi come questo, e dico potenzialmente perché non so se ci fosse dell'oro all'interno, è proprio per quello che quelle rocce le ho macinate, per osservare se vi fossero tracce di granuli, perché si tratta di sostanzialmente farina rocciosa nel attuale. Comunque dovete sempre tenere presente che dovete inumidire questi sedimenti prima di metterli nella macchina, altrimenti la tensione superficiale di questi piccoli granuli, piuttosto che micro pagliuzze d'oro, potrebbero far sì che l'oro affiori, galleggi e quindi venga scartato durante la lavorazione. Inumidendo il sedimento potreste far fronte a questo problema, potenzialmente risolvendolo per larga parte. Ho scoperto che con questo indicatore posso dosare l'acqua all'interno del piatto e la sua velocità. Interessante, già un'aggiunta rispetto alla scorsa volta. Però vediamo che l'acqua è molto sporca e biancastra. Vedremo delle tracce all'interno d'oro? Beh, in ogni caso al limite lo passiamo un po' al piatto, sia chiaro, perché anch'io sono interessato e sono curioso di vedere se ci fosse dell'oro in questa polvere. Vediamolo assieme, sarà un video un po' strano, non so bene cosa ne uscirà. Spero comunque che vi possa piacere, anche perché... sia chiaro, è un test, nel senso, a me piace provare queste attrezzature, queste macchine, questi strumenti anche un po' fuori il loro contesto. Sia chiaro, la Blue Ball è pur sempre uno strumento per cercare pagliuzze, granuli d'oro all'interno di concentrati. Però un conto è mettere all'interno delle sabbie pulite, già concentrate, magari alluvionali, come nello scorso episodio. E un conto invece introdurgli dei sedimenti molto ricchi in quarzo e pirite come in questo contesto. Non è nato questo strumento per questo utilizzo, però potrebbe magari con un po' di fantasia oppure ingegno funzionare bene di molti altri. Bisogna sempre provare, e del resto questo laboratorio serve proprio per testare i limiti di macchinari che ho in possesso, provarne nuovi in futuro e vedere se quelli che ho attualmente possono funzionare anche in altri contesti. Passatemelo. Bisogna comunque, da punto di vista sperimentale, sempre provare, testare e vedere. Facciamo degli esperimenti in sostanza. Mi sono messo qui di fianco la vaschetta con all'interno questo sedimento macinato, bagnato. Noto che in superficie ci sono dei granuli scuri color grigio. Penso addirittura che possano essere solfuri, strano che galleggino. Comunque, se aveste delle note a proposito, fatemelo sapere nei commenti. E qui pian piano col mio cucchiaio vado a alimentare la Blue Ball. Mi sono messo molto vicino a vaschetta così da non perderne nel travaso. Comunque ragazzi, come immaginavo, l'acqua si è intorbidita rispetto alla volta precedente, non riusciamo quindi a osservare il fondo, cosa effettivamente si accumula. Quindi successivamente al lavaggio andrò a togliere l'acqua, peserò il contenuto di quello che rimarrà sostanzialmente i fanghi, previa ovviamente riscaldamento e evaporazione dell'acqua, e poi andremo a vedere al microscopio, perché penso che quei granuli d'oro possano essere veramente molto piccini. Ho notato ragazzi, piccola nota, che aggiungendo molto sedimento alla volta il livello dell'acqua cala e di conseguenza bisogna aggiustare un po' l'indicatore, là, come già detto fin dal principio, della portata. Faccio un esempio molto pratico, metto molto sedimento alla volta, vedete, diminuito. Se lasciassi invece circolare per un po', lui automaticamente tenderà ad alzarsi,
man mano che il sedimento leggero verrà scartato, quindi ci sarà meno materiale da far ruotare all'interno della ciotola. Tanto che aspetto che la Blue Ball faccia tutto il suo lavoro, mi sono riempito questo secchio d'acqua e vado a lavare il fondo del contenitore in questo piatto. Vediamo un attimo cosa potenzialmente esce. Sono comunque molto curioso. Vedete che è sostanzialmente farina di roccia. Ragazzi, sono molto molto soddisfatto, sono molto sorpreso, ho ancora un attimo le palpitazioni perché non immaginate cosa ho trovato all'interno dei sedimenti passati dal piatto mentre la Blue Ball era in funzione. Non è uscito solo un granulo, ne sono usciti almeno 10-15 da circa 4-5 cucchiai di quel macinato. Queste rocce sono aurifere ed è una scoperta fondamentale importantissima perché poco a valle abbiamo trovato le pepite. Poco monte abbiamo trovato questa vena, io e Luca. Una vena che abbiamo campionato, ma un po' così, era perdita di tempo, perché era ricca di pirite, ma non si vedeva oro nativo ad occhio. E inoltre il metal detector non suonava. Macinandola però, sono usciti fuori risultati molto promettenti. E qui si apre quindi un altro nuovo capitolo. Innanzitutto sono curiosissimo di pulire la Blue Ball e passarla con voi un attimo al piatto. Sommare quindi i risultati e vedere effettivamente quanto oro c'è in queste vene, ma è la prima escursione e addirittura sono i sondaggi preliminari. Bisogna andare a contare il tenore, bisogna calcolare la concentrazione, quanto oro effettivamente c'è al chilo di materiale. Abbiamo trovato un giacimento d'oro probabilmente del fiume che ultimamente stiamo facendo prospezione. È una scoperta molto molto importante. E quindi sicuramente questo video è molto interessante perché ha messo in evidenza che abbiamo trovato delle vene d'oro. E quindi macinando questi campioni abbiamo ottenuto già delle importanti informazioni. Spero che comprendiate la portata quindi di questa scoperta, che inizialmente sì era un test per vedere, ma anche un po', sapete, per provare a macinare un po' di pietre raccolte lungo quel fiume, lungo quella vena, ma un po' così. Ragazzi, abbiamo trovato dentro dell'oro. Dell'oro! Questi sono dei granuli, sono dei filamenti, quindi è proprio oro derivante questa macinazione. Io gli strumenti prima di questo test li ho sterilizzati, li ho puliti adeguatamente, quindi non può essere una contaminazione precedente, perché l'oro che io tendenzialmente lavo con questi strumenti è alluvionale. Questo è tutto oro granulare e filiforme, tipico di giacimenti primari. Ed eccoci arrivati al termine anche di questa avventura. Facciamo però un ricapitolo veloce della procedura che ho adottato per ottenere questi campioni d'oro. Innanzitutto ci siamo avvalsi di alcuni campioni che abbiamo raccolto sul terreno, li abbiamo macinati, li ho inumiditi e l'obiettivo è stato quello di utilizzare la mia Blue Ball fino a ottenere alla fine delle pagliuzze d'oro, in questo contesto o granuli, dir si voglia, dalla morfologia. A microscopio si notano come sono sfrangiati questi granuli, a volte anche abbastanza schiacciati a causa della macinazione rispetto alle placche in carborundum. In ogni caso sono ricchi di argento e di quarzo. Noi ci vediamo al prossimo video, non mancate, a lunedì. Ciao ragazzi!